Nell'ambito della settimana della pastorale universitaria sulle scienze della comunicazione, il Master di Economia e Gestione della Comunicazione e dei Media del Dipartimento Studi di Impresa, Governo e Filosofia dell'Università Tor Vergata ha organizzato una tavola rotonda intitolata Oltre la crisi, comunicare la speranza, dedicata ad approfondire le strategie di marketing e comunicazione delle aziende che hanno la necessità di far fronte a questo momento difficile. Ormai è quasi una tradizione nel nostro rapporto con la pastorale universitaria. Ogni anno partecipiamo alla settimana della comunicazione e quest'anno il tema ci sembrava particolarmente interessante, andare oltre la crisi con speranza, visto che noi ci occupiamo di marketing e comunicazione. Quindi per il marketing e la comunicazione poter pensare ad un consumatore meno triste, depresso e pessimista, con ragione in questo momento di grave crisi economica, poteva essere uno stimolo interessante di discussioni con esperti, comunicatori, informatori e manager d'azienda. I brand hanno chiaro che in questo momento comunicare ottimismo non può prescindere dal realismo, avvicinandosi empaticamente al consumatore. Da un tipo di comunicazione molto enfatica, si è passati a una comunicazione che crea intimità e incoraggia a spendere meno, ma in maniera più saggia. Credo che il modo per poter dare speranza sia quelli di essere il più possibile onesti. È una regola buona sempre in realtà, ma in questo momento la chiarezza e l'onestà vengono apprezzati in maniera particolare. E questo consente di usare un linguaggio pubblicitario incredibilmente empatico, per cui forse uno dei vantaggi della crisi è che si entra in contatto di più con il consumatore e con le sue famiglie. Si entra in una sorta di intimità. Tre risposte fondamentali sono: continuare a fornire innovazione. P&G continua a credere nell'Italia, in questo paese, a portare innovazione e prodotti che rispondono efficacemente alle aspettative delle famiglie. Secondo luogo, puntare tutto sul valore, quindi continuare a dare valore ai nostri marchi, spiegare la storia che c'è dietro i nostri marchi, ma anche il beneficio tangibile, l'aiuto concreto che ogni giorno portano nelle famiglie italiane. E terzo, mantenere vivo il dialogo, mantenere viva la comunicazione, continuare a tenere acceso il filo che ci lega alle famiglie e i nostri marchi nella loro vita quotidiana. Noi siamo da sempre vicini ai nostri clienti, non li acchiappiamo. L'ultima campagna lo dimostra perché siamo vicini al bisogno di risparmio economico anche dei nostri clienti. Lo facciamo in Italia attraverso questa campagna, lo facciamo nel mondo attraverso un'azienda sempre più etica, sempre più attenta ai bisogni non soltanto di tutti i nostri clienti, ma di tutte le comunità nelle quali noi operiamo, e ormai sono circa 40 paesi in tutto il mondo. È un momento difficile per le aziende per fare comunicazione, ancora più difficile forse per le parti politiche. Quali sono le linee di tendenza? Ma è difficile stabilire delle linee di tendenza oggi per quanto riguarda la politica. Siamo in un momento di enorme cambiamento, cambia anche il modo di comunicare i problemi e anche le soluzioni ai problemi. Credo che usciamo da un periodo in cui, insomma, diciamo, parliamo degli ultimi 2 anni, primo periodo in cui forse i problemi sono stati sottovalutati e quindi si è voluto dare un messaggio di ottimismo non proprio, diciamo, coerente con la situazione in cui il paese stava o stava andando. Poi c'è stato un momento di grande allarme, evidentemente per sensibilizzare la popolazione anche rispetto a misure complicate, di grande sacrificio che il governo, parlo del governo Monti, si apprestava a prendere. Adesso c'è un momento in cui non si capisce ancora se la tendenza sia ancora una volta a drammatizzare la situazione per far assorbire, diciamo, ai cittadini quelle che potrebbero essere ancora misure difficili, oppure tendere a un moderato ottimismo. I dati macroeconomici che abbiamo fino adesso non è che dicano che ci sia molto da stare allegri. C'è una situazione politica diversa da prima, il tentativo di queste grandi intese che altrove hanno dato buoni risultati anche dal punto di vista economico. Però, insomma, se ti devo dire le linee di tendenza in questo momento è molto difficile. Nel corso della tavola rotonda è stato anche presentato Covision, il laboratorio sull'impresa sostenibile e responsabile dell'Università di Tor Vergata. Il laboratorio Covision, come ho già detto in questa occasione, raccoglie le esperienze di molti docenti di studi aziendalisti, economici, quantitativi, giuridici,
e anche filosofici, dal momento che ormai noi siamo in questo dipartimento che ha accolto anche dei professori di filosofia, e quindi oltre al governo e all'economia, al governo dell'impresa e all'economia, anche questo aspetto della filosofia, dell'etica. Ci sono molte attività che sta svolgendo il Covision, il laboratorio, sia sul piano della didattica, sia sul piano della ricerca, sia sul piano delle relazioni esterne con vari tipi di iniziative. Io invito a visitare il sito di Covision, che appunto è il neosito, ancora in formazione, ma comunque che dà già un'idea di tutte le nostre aree di ricerca, di tutte le attività a livello anche di master, di stage possibili. Quindi abbiamo già una rete di relazioni significativa che quindi ci permette di ampliare appunto queste nostre attività anche al di fuori della facoltà dell'Ateneo, anche a livello internazionale.